Bentornati tutti quanti sul canale di Sackface. Io sono sempre Jason e sì, purtroppo è successo. Allora, nelle prime ore è stato rilasciato ufficialmente questa notizia che Netflix a quanto pare sta lavorando alla serie animata di Fast and Furious. Se la abbiamo fatta finalmente, siamo arrivati anche a avere una cassa di cartone animato di questa roba. Fantastico, sono in estasi veramente. Allora, Netflix produrrà questa saga con protagonista il cugino di Dominic Toretto, ragazzi. Quindi abbiamo un protagonista completamente nuovo, una saga che non è più cinematografica ma diventerà cartonesca. Yuppie! Ecco la prima immagine ufficiale. Potete ammirarla qui sotto. Guardatela qua, guardatela. Scusate un attimo che levo via sto robo. Ecco qui. Guardate. Prima immagine ufficiale di questo cartone animato creato da Netflix. Io non capisco perché Netflix sia così abbassata a produrre questa porcheria, ma vado per ipotesi. Naturalmente dobbiamo prima vedere come si stanno lavorando tutto quanto, però già che la Netflix sta basando a fare qualcosa dedicato a Fast and Furious, mi viene la pelle d'oca. Intanto una saga troppo sbilanciata, tra la questione che ci saranno gli spin-off ora, tra la questione che arriverà al decimo capitolo, tra la questione dei cartoni animati, io non so più che cosa pensare di questa saga. Si terrà compagnia per altri 40 anni? Potrebbe essere, considerando che finché non moriamo nella tomba tutti quanti, continueremo a vedere almeno un prodotto di Fast and Furious ogni 2 anni. Quindi, detto questo, non faccio ipotesi, non faccio spettegolesse, perché io non l'ho vista naturalmente, quindi può essere che sia uscita anche bene, essendo un prodotto da Netflix. Ma quello che mi fa sale veramente è che continuano a tirare fuori cose che hanno già detto tutto. Fast and Furious non deve più dire nulla. Eppure continuano. Quindi non so io che cosa dire. Ragazzi, non so proprio cosa pensare di questo Fast and Furious, la serie animata. Quindi, fatemi sapere voi in un commento che cosa ne pensate qui sotto. Iscrivetevi al canale se volete, lasciate un bel like se volete e come al solito commentate. Un bacio al mio pubblico. Muah.